Allora, io ci provo, ma qua è tutto così delicato, ok? Ovviamente qui c'è Pomettino, eccolo qui che ci guarda, ci spia, si domanda ma che cavolo fa questa? Comunque, a parte gli scherzi, siamo qui perché prima di vedere questo, ovviamente stiamo parlando, come si può ben vedere, di Harry Potter, della collezione Kinder Joy e alla fine, ebbene sì. Sono dovuta andare su Vinted a prendere quelli che mi mancavano. Perché? 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 Perché ormai? Perché con un cavolo? Perché? Perché appunto c'è tutte le scatolette che avevo comprato, basta, non aveva proprio voglia, ok, di darmi quelli che mi mancavano. Perché me ne mancavano quattro, non è che uno, come la storia di Edvige, che per chi mi segue dalla storia di Edvige o anche prima, così sa quanta fatica io abbia fatto per prendere Edvige, quando poi alla fine ho detto basta e me l'ha data una mia amica. E quindi, cioè, immaginatevi altri quattro andare avanti così. No, 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 ho detto ok, ti do l'ultima possibilità non l'ha superata, quindi oggi siamo qui e appunto avete visto il video dove spacchetto tutto quell'otto. Quell'otto praticamente è stato secondo me molto molto conveniente. Se sentite dei rumori molesti, io non ci posso fare niente. Allora, praticamente avete visto quel pacchettino lì con tutti quei pop, dove fa anche pop, qui fa come cavolo si dice, quei robini, ok? Qui. Praticamente tutto quello veniva a 6 euro, ok? 6 euro. Ok, quindi quando c'è la convenienza la signorina Jessica, ok? E poi, tipo nella descrizione c'è scritto che omino così €1,50, ho pensato, essendo che me ne mancano 4, spenderei comunque 4 euro, a questo punto li prendo tutti, ok? Che sono 2 euro in più, poche parole, quel cavolo che è, e così almeno riesco a finire la mia collezione. Poi in quell'otto c'erano anche alcuni che mancavano a Martina. Perché io quando faccio la collezione cerco sempre di fare la collezione per me e anche a Martina, ok? Quindi, fino a qui top. Quindi li ho presi, sono riuscita a prendere ovviamente i quattro che mi mancavano perché erano in quell'otto. E poi ho detto, finalmente, 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 perché non ne potevo più. Non volevo proprio fare la fine del video. No, 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 no. E quindi la storia del pacchetto è finita, un po' per me, un po' per Martina e un po' ne ho in più, magari essendo che anche dalla collezione di Harry Potter prima e anche della DC, cioè i doppioni, i triploni, i quadroni, come dico io, magari li metterò anch'io su Vinted, perché anch'io metto le cose su Vinted, quindi magari metterò anche quelle, magari può aiutare qualcuno. Perfetto, ovviamente tutti i link delle mie cose le trovate nella descrizione se a qualcuno interessa. Ma adesso voglio farvi vedere che cosa ho combinato, ok? Ho fatto vedere tutti i quadretti. Alcuni sono del calendario dell'avvento che mi aveva regalato Martina, altri sono della collezione Kinder Joy. Quindi finalmente questa collezione è finita. Ah, aperta parentesi, ho visto anche che hanno fatto la collezione nuova di Jurassic World. Io mi aspettavo sinceramente che la facessero della Marvel. Hanno fatto Harry Potter, DC e Harry Potter, quindi speravo in un qualche bel Iron Man. Invece no, mi hanno messo Jurassic World. Sono carini, i dinosaurini, però il mio cuore ha fatto un po' cric croc crack perché volevo, speravo, nella Marvel. Però va bene. Ma adesso finalmente posso farvi vedere qui che cosa ha combinato la signorina Jessica. Qua è molto molto delicate, ok? Molto molto delicato. Ok, vediamo come riesco a farvelo vedere. Tan 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 tan. Peccato che non posso fare la copertina. Oh, il momento copertina! Come lo faccio io con questa cosa qui? Non lo so, però intanto vi faccio vedere. Ok, così si vede tutto. Guardate quanto è sciccherino. E devo dire che mi piace, questo è molto più pieno della prima collezione, tra adesivi, cartine, mi sembra più. Ovviamente poi lo metterò vicino agli altri, poi ovviamente ci stanno video così farò vedere perché è veramente bellissimo. La cornice sotto, una cornice di action, quelle che mi piacciono le prendo, poi ci ficco le cose che mi gira così da ficcare. E poi niente. Allora, cos'è che mi mancava per i furbi? Allora,
Questo, ok, questa è la versione qua di Luna. Qua ci sono un po' di fili di colla, vabbè. Poi mi mancava questa versione di Draco, la professoressa qui che non mi ricordo il nome, ovviamente perché non è che io posso andarmela a guardare prima le cose, no, me le devo dimenticare. E poi c'è il pop qua di Ron, ok? Ok. Adesso. La signorina Jessica, ovvero io, si deve impegnare per fare il momento copertina, perché qui è tutto così complicated. Allora, vediamo. No. Faticaccia. Ok, 2 punti liberi li ho presi. Carina? Ci sta? Può andare? Ore per il momento copertina. Ma ce l'abbiamo fatta, così guardate che bello. Top, top, top. Sciccherissimo, sciccherissimo. Ah, non ve l'ho detto, questa parte qua non fa parte del Kinder Joy quando magari ci sono tipo le cose di Harry Potter. Ritaglio semplicemente il cartoncino con scritto Harry Potter e poi l'ho incollato come ho fatto con gli altri, con le altre cose, così semplice, semplice. Niente, allora spero che la mia nuova cornice delle sorprese Kinder Joy Harry Potter Quidditch, che ho detto tutto, vi piaccia. Guardate qua che sciccheri, guardate qua che sciccheri. Sono veramente molto soddisfatta, mi piace veramente, veramente molto. L'unica cosa che rimane da fare è metterlo, cioè, così lo fare. Niente, questo è, ho detto tutto, può essere, fatemi sapere il cavolo che volete, può mettere soddisfatto e io sono soddisfatta, molto molto bene, un balletto per la soddisfazione. Che paura, la sto rischiando. Fatemi sapere anche se voi le incorniciate così oppure fate qualcos'altro, come le fate, come le tenete voi, le mettete come? Ditemelo. Grazie. E niente, io e Fumettino vi ringraziamo di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao.